Capitolo numero 5. L'Australia. Nell'immagine, l'Australia. L'Australia rappresenta ed ha una posizione strategica rispetto all'Asia. Alcune informazioni generali. Nella slide potete vedere la superficie, la densità di popolazione, la capitale, alcune delle città principali anche per lo sviluppo economico, la lingua ufficiale, la moneta. Alcuni dati economici. Gli ultimi dati del PIL del paese oceanico confermano un andamento positivo che va avanti ormai dal 1991, merito dell'export di risorse naturali come il carbone e i minerali di ferro, che riescono a compensare la flessione che c'è stata nei consumi interni. L'anno 2012-2013 ha visto un balzo in avanti del PIL del 3%. Parlando di innovazione, dove si svolge l'innovazione? In che modo? La ricetta australiana è molto semplice: collaborazione, lavoro di squadra, inseriti nel contesto delle idee e tecnologie internazionali, supportati dalla solida struttura governativa interna molto attenta alle innovazioni. Le strutture principali rivolte alle innovazioni del paese sono quelle che vedete elencate. I Technology Park rafforzano la capacità dell'Australia di innovare. Molta della politica investe e punta nell'innovazione. Molti centri di innovazione sono nati in Australia. Il primo, quello che vedete, rappresenta da 75 anni il motore principale dell'innovazione australiana. Altri si sono sviluppati più legati all'ambito del business, della governance. Technology Park in generale legati alle università, che rappresentano luoghi dove si svolgono ricerche multidisciplinari e multisettoriali su larga scala, dove investono anche le principali multinazionali. Le principali università australiane hanno i loro Technology Park. I più noti sono quelli che vedete elencati nella slide. Per quanto riguarda l'educazione, nel 2008 le università australiane hanno raccolto oltre 500.000 studenti internazionali provenienti da tutto il mondo. Il livello alto di insegnamento e collaborazione delle università australiane con i più moderni centri di ricerca, legati per di più all'ambito della biotecnologia, nanotecnologia, medicina e ambiente e cinematografia, rendono questo paese molto appetibile alle persone interessate alla formazione universitaria e post-universitaria moderna. La caratteristica principale che conferma l'Australia uno dei leader mondiali nell'ambito dell'education è l'applicazione Online Resource e Technology Education.